Sei immobilizzato da un problema? Ti sto per dire cose che molto probabilmente già conosci, ma un po' di ripasso non fa mai male, poiché a volte rimaniamo immobilizzati da un problema, piccolo o grande che sia, e fatichiamo a passare all'azione per poterlo risolvere o quantomeno sminuirne gli effetti. Si tratta allora di riflettere su tre punti fondamentali. Il primo riguarda la messa a fuoco di ciò che ci disturba o ci preoccupa. Può capitare infatti di non avere ben chiaro quale sia l'effettivo problema se lo valutiamo solo in superficie. Il secondo passo è porci domande precise su come incamminarci verso una possibile soluzione. Cosa dovrebbe succedere affinché quella faccenda smetta di agitarmi tanto? Quali cambiamenti dovrei attuare dentro o fuori di me al fine di procurarmi sollievo? Cosa potrei fare per affrontare al meglio la situazione? Infine, e questo spesso lo accantoniamo per timore di disturbare qualcuno, di ricevere un rifiuto o per altre ragioni, dovremmo chiedere aiuto a qualcuno che sia in grado di risolvere ciò che ci angustia o che ci possa almeno suggerire soluzioni migliori di quelle che abbiamo in mente noi stessi. Tu mi potrai chiedere, e se tutto questo non funziona? Certamente potrebbe non funzionare nulla, ma una cosa è ancora più certa. Se facendo qualcosa ho un minimo di probabilità di risolvere una questione, non facendo nulla le probabilità rimangono zero. Questa è la ragione per cui è importante non lasciarsi immobilizzare dalle preoccupazioni e spostare il pensiero dal problema alla possibile soluzione. Chissà quante volte l'hai letta o sentita questa storia, vero? Ebbene, ora non rimane che contare anche quante volte l'abbiamo applicata o ci siamo arrestati dinanzi ai nostri pensieri statici e autodistruttivi. Se il bilancio è a nostro favore, congratulazioni, continuiamo così. Diversamente, se davvero desideriamo non essere più angosciati da qualcosa che ci turba, diamoci una mossa. Tratto dal corso Counseling Filosofico, diventa consulente filosofico. Ti aspetto. Bye bye.